Di voi sono venuti ad Ananda per l'iniziazione al Kriya e quindi apparentemente l'ultima citazione, l'ultimo passo, quello della Bhagavad Gita, sembra molto più in tema con quello che non il racconto del figlio prodigo, perché apparentemente la Bhagavad Gita si concentra più su, in modo più esplicito alla pratica della meditazione e dello yoga, mentre Gesù, apparentemente, non esorta le persone letteralmente a questa pratica. Yogananda diceva che Gesù, invece, i suoi discepoli diretti, quelli che erano vicini a lui gli diceva di purificarsi tramite quello che si può chiamare il Kriya, perché sicuramente era una tecnica molto simile al Kriya. Lo dice proprio letteralmente, ma nel Vangelo questi passi, come probabilmente molte altre cose che Gesù ha detto, non ci sono pervenuti. E così, pur sembrando un po' inappropriato, diciamo, parlare degli aspetti sociali, perché Gesù parla molto della vita sociale, lui praticamente, apparentemente, ispira i discepoli a trovare Dio attraverso comportamenti armoniosi di amore, di altruismo, e si esprime in paraboli che poi comunque portano sempre al mondo interiore. Praticamente si potrebbe dire che l'insegnamento di Gesù assomiglia un po' all'insegnamento pratico di Sri Yukteswar, il guru di Yogananda, il param guru di tutti coloro che praticano il Kriya Yoga, soltanto che Sri Yukteswar era un pochino più conciso. Il suo consiglio a tutti i devoti era: comportati bene. Learn to behave. Okay? Chiaramente è una cosa molto ricca. Allora, per non anche cadere nell'illusione che può esserci, che magari basta praticare il Kriya, essendo la promessa del Kriya così potente e così giusta, anche così vera, la trappola o l'illusione potrebbe essere che allora sugli altri aspetti, sulla vita sociale, non c'è più bisogno di concentrarvisi troppo. Per cui effettivamente a volte ci sono devoti, yogi, che nel loro comportamento sociale esprimono delle qualità assai sgradevoli, no? Possono essere molto freddi, molto distanti. Io mi ricordo una mia insegnante yoga in Olanda, quando ho fatto lì una specie di yoga teacher's training, e lei era al contrario, era molto, non so se era una kriya, ma probabilmente no, però era molto, la sentivo molto, molto elevata spiritualmente, eppure come essere umano era di un calore e di un'espansione incredibile. Venivi lì e: vieni, vieni, due baci, il caffè è pronto, e tutto, no? Il contrario. E nel frattempo, meditando vicino a lei e stando con lei e parlando con lei, imparando, studiando Patanjali Yoga, imparavo così tanto, ma il canale era molto più aperto e molto più ricco e molto più ispirante che non quello di un kriyaban, uno yogi che magari in seguito alle sue pratiche austere, perché è una pratica, non, diciamo, è semplice ma non è facile, alla sua austerità diventa nel rapporto con gli altri un pochino freddo, distante, non in contatto con i propri sentimenti o le emozioni, anche se ci sono, e incapace anche di apprezzare, accettare quando a volte ci sono momenti di emotività in loro o negli altri. Allora, quindi, ebbene, parliamo quindi della parte di Gesù, per tornare dopo alla interiorità e alla intimità di Sri Krishna, quando ci esorta a calmare la nostra mente, respiro e a meditare. La storia naturalmente è famosissima, no? Il figlio al prodigo
che torna a casa, il padre che lo ama e lo accoglie, e quello che viene meno, diciamo, enfatizzato è l'altro figlio, il fratello, lo ricordate? Lui praticamente ci rimane malissimo e questo non viene rilevato molto, neanche in questo passo, tra l'altro, che c'è lì in casa un essere umano che è vicino al padre, non è mai andato in terre straniere a sperperare la fortuna ereditata, ma è rimasto a casa, ha lavorato l'orto, l'ha servito nella fattoria e tutto quanto. E poi torna questo figlio, questo, come dire, questo mascalzone. lui vede il padre che gli mette un anello e lo tratta come se avesse fatto chissà che cosa. E quale, naturalmente, in questo caso, e pensiamo adesso un attimo a come reagirebbero i nostri figli o i bambini. Qual è il mantra, la prima cosa che direbbero? Non è... Esatto. Non è giusto, no? Perché tratti lui così se io ho fatto così, cos'ha, così? E questo è un altro punto, no? Che noi possiamo vivere, anzi, se uno lo guarda e lo considera a un livello più profondo, noi viviamo vicino al padre, eppure ci sono delle emozioni o, diciamo, tratti, dinamiche un po' meno mature nel nostro carattere, che in realtà, pur vivendogli vicino, ci fanno allontanare, no? Perché dal momento in cui tu hai questa emozione di frustrazione, di rabbia, di invidia, forse anche, non è giusto, allora a quel punto tu stai, come quel figlio, stai lontano in terre straniere rispetto a dove è il padre. Allora è interessante a questo punto, io che lavoro con un aspetto molto bello degli insegnamenti di Yogananda che si chiama educare alla vita, e quindi sono uno degli insegnanti della scuola che fa parte anche di questa comunità, pur essendo aperta naturalmente a tutti i bambini i cui genitori condividono gli ideali di educare alla vita. È bello magari condividere qualcosa su come noi dovremmo e cerchiamo certamente lavorare con questo tipo di immaturità. Allora, mettiamo che magari, che ne so, la classe quarta va in gita e la classe terza rimane a scuola per studiare la matematica, no? E la quarta e quinta pura, e i piccolini, la scuola materna sta con la loro maestra e tutti dicono, e poi andiamo via, magari quelli che vengono con noi dicono anche andiamo a fare una gita a tutti gli altri bambini, no? E l'insegnante che dovrebbe fare un'ora di matematica sta lì con 5, 6, 7, 12 bambini che imbronciati dicono non è giusto perché loro sì e noi no. Allora la disciplina formale in quel punto è che serve, no? Dice adesso tutti silenzio, studiamo la matematica, punto e basta. No, prima magari dal punto formale tu cerchi di spiegare, no, perché come loro adesso vanno in gita, magari un'altra volta in gita ci andrete pure voi, no? Ma non in questo momento, no, non è giusto. Puoi spiegare quello che vuoi, ma è come remare controcorrente, no? E alla fine, quindi, in grande frustrazione, l'insegnante potrebbe dire, basta, zitti adesso! Adesso studiamo la matematica. E quello si chiama disciplina formale. Ok, e probabilmente un minimo di disciplina formale ci vorrà sempre. Ma che cosa hai realmente dato in quel momento ai bambini? Come, quanta matematica a quel punto assorbiranno realmente? 2 più 2 fa 4, non è giusto. 25 diviso 5 è 6. 6? Giusto. Scusa, 5. E così via, no? Quindi questo significa che la vera educazione sta da qualche altra parte. Bisogna sviluppare una strategia a lungo termine, no? Con i bambini, che gli porta a considerare la gioia degli altri come una gioia anche loro.
e quelli che vanno via a non dire a quelli che rimangono andiamo a fare una gita, andiamo a fare, no? Non creare questa vibrazione di disarmonia. E quello è un percorso che non c'entra niente con l'ora scolastica in cui stai insieme in classe. E è la parte informale, no? Tutto quello che è formale e informale penso stanno in questi tempi diventando due aggettivi molto importanti, perché stiamo tutti, io penso, andando dal formale all'informale, semplicemente perché le forme non reggono più. Io vorrei incontrare veramente un italiano che mi dice di credere veramente nelle istituzioni, per esempio, no? Che ne so, ma però l'istituzione è sacra, l'inno nazionale, fratelli, chi lo canta veramente, veramente, no? Certamente tu ti puoi convincere intellettualmente che la patria e che per creare una democrazia, un paese comunque democratica con i suoi valori, è un valore, e quindi quando canti devi esprimere questo senso di sacralità, di sacro. Però proprio dentro, magari in altre conversazioni, canti quel canto e ne fai una barzelletta, no? Per cui sempre di meno penso che ci dobbiamo arrendere davanti alla necessità di esercitare gioia, amore, disciplina, in tutte le circostanze, quindi fuori dalla forma, ecco, informale. Questo quindi significa che quando hai questo gruppo di bambini con cui lavori, tu devi vedere e guardarli non solo come sono durante la lezione di matematica, ma anche quando giocano fuori, devi trovare tempo a starci insieme anche a tu per tu, no? Prendere parte da solo. Poi ci sarebbe da dire molto di più, perché Swami ci chiede anche a vedere le fasi di sviluppo a secondo a un ritmo di 6 anni, per cui io immaginerei che una dinamica scolastica così, di tipo non è giusto, capita soprattutto negli anni del sentimento, che vanno da 6 a 12 anni, e che quindi lì la spiegazione aiuta solo fino a un certo punto, dipende anche dal bambino, ma ci vuole qualcosa di più. E non so, piccoli, ci vuole un affinamento del sentimento attraverso la poesia, la musica, affermazioni come abbiamo fatto prima con Claudio, storie, tante cose che comunque portano i loro frutti a lungo andare, magari non sempre visibilmente. Nel libro di Nita Ederagna, che è il fondatore di Educare alla Vita, diciamo che lui ha ricevuto l'incarico da Swami di cominciare esprimere questo aspetto degli insegnamenti di Yogananda. Lui racconta che aveva un gruppo di, probabilmente erano un pochino più grandi, tra forse 11 e 15, non sono sicuro. E lui aveva comunque, oltre alla matematica, storia e tutto quanto, al curriculum, al programma di studi formali, aveva lavorato molto su come affrontare le delusioni inevitabili che la vita con la quale la vita ci confronta. E evidentemente aveva fatto un buon lavoro. Perché? Allora, dovevano andare a fare un'escursione molto interessante, dovevano andare a campeggiare nella neve, e c'erano delle tecniche particolari. Lui aveva attratto, noi attiriamo sempre persone da fuori, perché non possiamo fare, noi cerchiamo talenti, persone che hanno cose belle da condividere con i ragazzi. Lui aveva trovato una persona che era un esperto del campeggio nella neve, e quindi da mesi forse, o almeno un mese, ma forse 2 mesi, i ragazzi tutti quanti, domani, no, fra 2 settimane partiamo, fra una settimana. E un giorno prima questa persona ha un imprevisto e cancella. Allora lui quindi viene in classe la mattina, magari col cuore un po' palpitante, e condivide questo fatto con i ragazzi. E i ragazzi dicono, allora facciamo qualcos'altro, subito.
Questo indica naturalmente il genio di questo insegnante, no? Che lui ha fatto un buon lavoro e cercheremo di fare un lavoro simile anche qui a scuola, ma soprattutto dobbiamo fare questo tipo di lavoro anche su noi stessi. Io penso che può capitare a tutti noi di sentirci un po' come il figlio, il fratello del figlio prodigo, no? Noi, come lui, recchiamo, portiamo con noi il nostro buon karma di stare su un sentiero spirituale, la grazia, no, di poter praticare il kriya, di stare in buona compagnia, e tutto questo ci ha portato qua. Ma portiamo con noi anche inevitabilmente le nostre parti un po' meno evolute, le nostre energie un po' meno evolute. E a volte capita, Kriyananda dice, Swami Kriyananda dice che questo capitava anche alle persone che stavano vicino a Yogananda, che a volte avevano paura, non volevano stare vicino a lui. Non perché lui li giudicasse. No? E non perché il padre del figlio al prodigo non ama più il secondo figlio solo perché fa la festa, no, il primogenito, non perché il padre del figlio al prodigo non ami più il primogenito genito perché fa la festa al secondo figlio, no? Quell'amore c'è, ma l'attenzione no in quel momento. Quindi è una manifestazione esteriore dell'amore e la grande sfida, diciamo, è che Dio dentro di noi, la nostra anima, fa alla nostra parte meno matura, se c'è, perché io ce l'ho, voi non so, io ce l'ho, è quella di essere felice indipendentemente dai segni esteriori dell'amore. Quando, anche sempre tornando alla scuola, quando ci sono mal comportamenti, a scuola dei bambini, allora il consiglio degli insegnanti in America è di togliere per un momento la dolcezza, perché non è il momento di manifestarla, ma non l'amore. Quindi di avere presente, poi anche di non uguagliare, di non pensare che l'amore è uguale all'attenzione, no? L'attenzione è un'espressione d'amore. Swami Kriyananda era molto, anche questo è molto ispirante. Lui racconta nel sentiero, nella sua autobiografia, che una volta il maestro, vivendogli vicino, gli aveva detto: ho dei progetti per te, voglio mandarti in India. Allora, prima volta, Swami tutto, ah, bello, bello, bello. E poi una profonda depressione. Se mi manda in India vuol dire che non mi vuole più vicino a me. Ok, a sé, voglio dire, no? Chiaramente non era così, però era una depressione, chiamiamolo più un umore, un umore depresso, triste, che stava facendo tutto da solo, lui, no? E quindi per qualche giorno forse cercava di ragionare, ma dai, sì, chi ti vuole bene, ma sì, ma no, ma ha bisogno di qualcuno in India, anzi, no, non ti preoccupare. E tutti questi ragionamenti non aiutavano. Allora, in quel momento lui si è seduto in meditazione e con molto vigore, diciamo anche vigore morale, ma forse di volontà, concentrato la mente qui, e ha chiesto ai suoi cittadini pensieri: ma a voi piace essere in questo stato di follia, diciamo, di tristezza? E tutti: no! Allora, si è concentrato qua, avrà meditato per poco tempo e subito dopo l'umore nero se n'era andato e anche il modo di guardare la verità era diverso. Spesso, e anche qui torniamo, che nella spiritualità, nella nostra crescita, le relazioni sono molto importanti perché le altre persone sono come uno specchio che ci aiutano nella nostra crescita. Allora, molto spesso, anche quando ti senti ferito da qualcuno, mancanza di attenzione,
una parola brutta che ti ha detto, allora aiuta anche molto a guardare come gli altri reagiscono. In genere hanno una reazione molto più come dire, disinvolta, no? Lo trattano con molto più calma perché non hanno questo centro, questa ferita che tu hai. E allora il trucco o il principio è che quindi in questi momenti li puoi, dove c'è poca attenzione, dove senti magari come il fratello del figlio del prodigo un momento difficile, usa quei momenti proprio per trovare l'autosufficienza spirituale. Quelli sono i momenti in cui ti puoi veramente sentire che Dio basta nella tua vita, ti basta, è sufficiente, è l'unica cosa che ti serve. Quindi in quel momento torni a Krishna, no? Ti metti seduto, ti calmi, mediti e fai come Swami, usi la tua forza di volontà, pratichi il Kriya e vedrai che quella parte dell'ego così apparentemente forte, magnetico, piano piano perde la sua forza e si diluisce in una consapevolezza più amorevole, più dolce e più grande. Allora l'altro figlio, il figlio prodigo, quello naturalmente è la storia del perdono, no? Del grande perdono. Anche nell'autobiografia di uno yogi troviamo una cosa simile. Quando Yogananda, lui dice che ai devoti a volte vengono colti da qualche illusione, no? E lui fu preso dall'illusione che la presenza, la compagnia del suo guru non gli bastava per il suo progresso spirituale. Diventava impaziente con il fatto di trovarsi in comunità, nell'ashram in caso suo, e quindi dover sempre stare a contatto con le persone, pulire, cucinare e così via. E quindi dice al maestro: Maestro, ho sentito che nell'Himalaya c'è un grande santo e voglio vedere se lui mi può dare il samadhi, quello che cerco. E va bene? Il maestro prima dice: Beh, sai, forse ti serve più la presenza del tuo guru che non le montagne. E lui dice: Va bene? E se io te, cioè, non dici di no, dici niente. Quindi, naturalmente, molto conveniente, Yogananda Mukunda dice: Ah, allora va bene. E interpreta a modo suo, va, perché, come dici, in quel momento quella parte era umana, era un attimo distratto. E andava e poi torna dopo tanto tempo, forse 2 o 3 settimane, e Yogananda lo riceve, Sri Yukteswar lo riceve, dice: Ah, sei tornato, allora andiamo subito a fare qualcosa da mangiare. Molto simile in un certo senso a questa storia, no? E quello è il momento in cui Mukunda, Yogananda, cade, diciamo, si inchina davanti al maestro, dice: Ma non sei per niente crucciato, non sei arrabbiato con me? Dice: No, perché dovrei? Non aspetto niente dagli altri. Io sono felice soltanto nella tua felicità. In quel momento Yogananda dice che sente come il suo guru, no, vuole, attraverso il suo guru, l'amore universale, l'amore divino, sta cercando di espandere l'amore umano un pochino più limitato nel suo cuore, fino all'infinito. È uno dei quei momenti così commoventi dall'autobiografia di uno yogi, ce ne sono altri, tanti, dove, diciamo, vedi l'umanità, la parte umana più evidenziata. Non so se avete letto, parlando di perdono, non so se avete letto, conoscete i fumetti di Asterix, sono fantastici, e uno particolarmente a me piace molto, Asterix in Corsica, dove praticamente la caratteristica fondamentale dei corsicani lì è di avere queste liti che durano tra di loro capo tribù o capo famiglia, non lo so. E a un certo momento Obelix, l'amico di Asterix, chiede a uno di questi: Ma scusa, perché Osevisiva la Crystallix ce l'ha così tanto con quell'altro capo lì? Allora lo guarda con uno sguardo di intesa e dice: Ma alcuni dicono che è perché il bisnonno di Osevisvola una volta ha cercato di prendere un asino dal cugino del bisnonno di quello lì. E
Altro dicono che però è perché una volta la zia, prozia di quella lì, ha dimenticato di salutare la figlioccia di quell'altro. Comunque era molto grave. Quel punto Obelix dice: ma questo è fuori di testa. Però è vero anche che il perdono, comunque magari i presenti noi non ce l'abbiamo in questa misura, l'istinto vendicativo. Però il perdono, finché non hai raggiunto l'unione con Dio, è un modo per arrivarci. Perché per Dio non c'è niente da perdonare, come dice Swami, no? In quello che è scritto, per Dio non c'è nulla da perdonare, ma per noi, finché evidentemente sì, perché altrimenti queste cose non verrebbero scritte. Secondo me ci sono due tipi di perdono, cioè no, due tipi di pratica del perdono, perché il perdono va semplicemente praticato, spontaneamente penso che verrà a poche persone, no? Va praticato e allora va praticato soprattutto, io penso, nelle cose piccole, quindi le nostre relazioni intime, no? Moglie, marito, figlio, figlia, padre, madre, fratello, sorello, sorella, anche nel lavoro, l'ambiente lavorativo, no? Persone con cui ti trovi tutti i giorni e che magari ti danno proprio sui nervi, oppure ti danno fastidio, oppure c'è qualcosa proprio, e se, dice proprio, no, il mio intuito dice che quella persona veramente non deve fare così, il mio intuito, no? Questo, certo, è l'intuito quello, no? E lì la pratica del perdono, possiamo innanzitutto usare naturalmente il Kriya, perché, come ho detto prima, no, la meditazione diluisce, diciamo, non lo toglie, però lo rende semplicemente meno importante quello che c'è di meno maturo dentro di noi. E alla fine diventa così poco importante che non esiste più, te lo dimentichi. Quindi tu lavori in due direzioni. Una è noi pratichiamo la meditazione per essere più armoniosi e meno rompiscatole nella vita sociale, e d'altra parte cerchiamo di non essere rompiscatole, di praticare un decente livello di autocontrollo e di manifestazione, espressione di armonia e amorevolezza e amicizia nella vita sociale. E quello aiuta la nostra meditazione. Quindi tutte e due sono importanti, non è perché quando mediti non c'è più bisogno di uno sforzo dall'altra parte. Questo è anche interessante, no? Guarda, monitoraggio, fai monitoraggio della tua vita quotidiana, no? Quindi parlo delle piccole cose. Quante volte litighi con tua moglie, con tua figlia, con tuo marito, con tuo padre, tua madre? Quante volte ti senti ferito al lavoro, per esempio, no? Fai un piccolo monitoraggio e molto spassionatamente, perché nella spiritualità dobbiamo avere il vigore morale di essere un po' spietato a volte con noi stessi, un po' duretti con noi stessi, oggettivi sarebbe la parola vera. E questo poi usa questi momenti per sviluppare una tua strategia di perdono, della pratica del perdono. Yogananda ha dato una tecnica meravigliosa, io la sto applicando, si chiama la preghiera dell'armonia e della pace. Praticamente, e vi invito a provarlo se vi serve, se non vi serve, naturalmente fate altre cose per stare più vicino a Dio, però praticamente consiste nel, se tu hai una persona con cui senti animosità o conflitto o cosa del genere, invece di aumentare il karma che tu puoi avere con questa persona reagendo, no? Ritirati, usa il tuo sarana, quindi se mettiamo mediti una mezz'ora al giorno, o un'ora, un'ora e mezza, o 2 volte un'ora e mezza, usa comunque una parte del tuo sarana,
a praticare questa tecnica di visualizzare questa persona nell'occhio spirituale e di poi pregare perché armonia e pace riempiano questa persona. Ma devi essere molto forte, devi andare molto in profondità. Un minuto, poi metti le mani così. Io ho fatto così, ma non sono sicuro che Yogananda lo dice. E preghi la stessa cosa per te stesso o per te stessa. 15 secondi, un po' di meno. Allora, questa preghiera funziona, l'ho provato e funziona. C'è soltanto una circostanza in cui potrebbe anche non funzionare, ed è quando il problema è completamente tuo. Quindi quando qualcuno ti dice, ma la vuoi smettere a, che ne so, morderti le unghie, e tu sei, oh, quanto sono ferito, io devo fare la preghiera di armonia per questa persona. Magari l'unica cosa che devi pensare è che effettivamente potrebbe anche non essere piacevole per l'altra vederti mordere le unghie, no? Bene, e poi c'è il perdono per le cose grandi, no? Le cose, può essere un tradimento, un divorzio, può essere di tutto. Nel nuovo libro, la nuova biografia di Yogananda che ha scritto Swami, e penso che queste cose grandi, specialmente quando sei sul sentiero spirituale, non ti saranno, penso che potrebbero finire a quasi tutti, perché l'invito a Dio di venire nella tua vita, ai maestri venire nella tua vita, anche un invito di crescere più velocemente. E queste cose ti fanno crescere più velocemente. Allora, nel libro, la biografia di Yogananda, che ha scritto, quindi non l'autobiografia, la biografia scritta dal suo discepolo diretto, Swami Kriyananda, dice che Yogananda subì, diciamo così, un tradimento molto grave. Lui era venuto negli Stati Uniti e con un amico, si chiamava Nirod, e stando lì, quell'amico all'inizio lo aiutò molto, era un uomo molto brillante, molto, poi mi pare che dopo è diventato anche un professore universitario, ma a un certo momento cosa succede? Yogananda aveva già comprato Mount Washington, e c'erano già i primi devoti, yogi, che erano lì con lui, e chiaramente tenere su una struttura così grande economicamente non era un compito facile. Quindi Yogananda viaggiava intorno al mondo, intorno al continente nordamericano, tenendo lezioni e così via, e mandava i soldi a casa, a Mount Washington, perché pagassero le bollette e le cose varie, no? E a un certo momento lo raggiunge questo Nirod e gli fa firmare un assegno per una cifra molto alta, e poi invece di portarlo a Mount Washington per usarlo per il lavoro, per l'opera, lui sparisce, prende le sue valigie, era già sposato con una donna americana e non si fa più vedere. Allora, Yogananda era distrutto a livello umano. Piangeva, diceva, il mio miglior amico mi ha tradito, no? E è giusto, no? Quasi, è così appropriato che il maestro in questi momenti fa vedere l'umanità, fa vedere la sofferenza, perché se non lo facesse vedere, sarebbe molto più difficile per noi avvicinarsi a lui, a questa consapevolezza. E quindi piangeva, ma più in là si seppe, Swami seppe, non mi ricordo da chi, che Yogananda in realtà aveva saputo fin dall'inizio che questo sarebbe successo. Già in India aveva detto a un amico, vedrai che verrà con me, poi sposerà una donna americana e lascerà quest'opera. Sapeva, però viveva allo stesso tempo il dolore di un tradimento. E poi una cosa ancora più bella, parlando del perdono,
Ogni anno poi Yogananda, così dice la biografia scritta da Swami, gli manda una scatola piena di, mi pare, avocado o mango, qualcosa, mango credo, grazie. Mango, e questa scatola gli viene rimandato, senza neanche essere aperto, dal destinatario, da Nirod, no? Allora, Kriyananda dà una spiegazione molto interessante, che è un aiuto per tutti noi. Allora, l'emotività intorno a questi temi di delusione, magari qualcuno che ti ha tradito, eccetera, questa emotività può riemergere per molti anni ancora, no? In momenti in cui magari pensi di aver dimenticato tutto, perdonato tutto, magari in un momento ti vengono questi pensieri rabbiosi, eccetera. E allora Yogananda mandava questa scatola e Kriyananda dice, secondo che probabilmente Yogananda sapeva che Nirod era il suo discepolo, era il suo figlio prodigo, era il suo discepolo e questa era soltanto una vita in cui era andato un po' fuori dai binari, diciamo, ma sapeva anche che Nirod, il suo destino, gliel'aveva detto la Divina Madre, era di trovare Dio in altre due o tre incarnazioni. Quindi il guru stava semplicemente facendo il suo lavoro, no? Per il bene del discepolo, mandandogli questi segni di amore. E anche alla fine, quando erano insieme, quando capitava dopo l'indipendenza dell'India, quando erano di nuovo, lui veniva per una celebrazione dove c'era anche il nuovo ambasciatore dell'India. Lì erano insieme e Yogananda lo guardava soltanto negli occhi, dicendogli: ricordati che ti ho sempre amato e che ti amerò sempre. Non guardava il fugace, come dire, la realtà fugace di una sola incarnazione, che per noi può essere sembrare così tanto e così pesante. Guardava oltre. E così anche noi, quando si tratta di cose più grandi, più importanti che cambiano la tua vita in qualche modo, chiediti il perché, vedi quali sono i frutti a lungo termine di quello che è successo, se comunque ti hanno portato più vicino a Dio, a una comprensione più profonda, e così in questo modo vedrai che tutte le esperienze della vita non servono, sono neutre, come ha detto Yogananda, servono soltanto e completamente per portarci più vicino a lui, dentro di noi. Quindi questo si fa, come dice il passo di Sri Krishna, praticando la nostra meditazione, praticando il Kriya, le tecniche e tutto quanto, calmando la nostra mente. E questo lavoro di calmare la mente, di neutralizzare la mente, di distaccare la mente dagli attaccamenti o dalle reazioni a quello che succede nel mondo, questo lavoro poi ce lo dobbiamo portare anche quando ci rechiamo tra i nostri fratelli umani.